Invito a parlare la professoressa delle Fave, risorse psicologiche e sociali nella cronicità. Grazie per questo invito e grazie anche per aver collaborato a quello che vedremo poi dopo, un primo studio che è assolutamente pilota, ma che spero sia la base per futuri sviluppi. Allora, quello di cui oggi io vorrei brevemente parlare è un ambito di ricerca che si sta sviluppando molto in questi ultimi 15 anni e che riguarda una enfasi sullo studio delle risorse e delle potenzialità della persona a livello psicologico, che soprattutto quando si parla di persone con diagnosi di malattie croniche è stato molto trascurato dalla psicologia, ma in generale anche dalla medicina e anche dal senso comune, dalla visione generale per molto tempo. Il fatto che spesso si associa una condizione di malattia organica ad un malessere psicologico necessariamente, come se le due cose, il problema patologia, dovesse diffondersi all'intera persona. Se noi andiamo a vedere la definizione di salute dell'OMS, che non è mai stata modificata dal 1946, secondo l'OMS la salute è uno stato di completo benessere fisico, psicologico e sociale e non solo l'assenza di malattie o disabilità. Cosa ci dice questa definizione? Che misurare la salute attraverso degli indicatori di malattia non va bene, bisogna misurare la salute con degli indicatori di salute. Quello che purtroppo la psicologia ha fatto per moltissimo tempo è misurare la salute mentale con degli indicatori di malattia, ovvero dei questionari sulla depressione, dei questionari sull'ansia, dei questionari sullo stress. E nel momento in cui si vedeva che una persona non era depressa, non era ansiosa, non era stressata, non era in burnout, automaticamente quella persona godeva di buona salute mentale. Ora, questo non è vero. Questo ci dice semplicemente che la persona non ha dei malesseri psicologici, ma la salute mentale in realtà è altro, non è solo l'assenza di malattia. E questo aspetto è stato trascurato per moltissimi decenni dagli stessi psicologi, che hanno sposato l'idea che la salute mentale fosse assenza di malattia. Ci si è quindi trovati però ad un certo punto a porsi il problema, ma a non avere in nessuna letteratura disponibile su come, quali fossero gli indicatori di salute mentale. Se la salute mentale non è l'assenza di ansia, di depressione, che cos'è? Come la misuriamo? Quali sono dei costrutti che ci permettano di misurare la salute mentale? E gli sforzi di tanti ricercatori negli ultimi 20 anni ha permesso di costruire, e vado molto brevemente, vi illustro un modello, ce ne sono molti, ma è quello più globale, diciamo più esaustivo, ha permesso di definire, di identificare degli elementi che permettono di valutare la presenza di salute mentale e a quel punto anche di misurarne il livello. E appunto faccio riferimento a questo modello che mette assieme tutta una serie di elementi e che definisce la salute mentale come flourishing, un termine inglese che significa prosperità, fiorire, sviluppo armonico come una pianta che cresce. Quindi c'è questa dimensione dinamica proprio di crescita della persona. E il flourishing è costituito da tre grossi, diciamo, gruppi di fattori. Un gruppo che è quello più basso è il cosiddetto benessere soggettivo, definito dagli studiosi come l'insieme di emozioni positive, o meglio la prevalenza di emozioni positive su quelle negative nella vita quotidiana e la percezione di soddisfazione di vita, soddisfazione nei singoli ambiti oppure sentirsi soddisfatti della vita in generale. Queste dimensioni sono state etichettate, diciamo, nel loro insieme come il cosiddetto benessere edonico,
che però non sono sufficienti a parlare di flourishing, sono state anche identificate delle dimensioni riunite sotto il concetto di benessere psicologico, che mettono assieme elementi come l'avere dei propositi di vita, il percepire una padronanza, un controllo nell'ambiente circostante, la percezione di autonomia, la percezione di crescita personale, quindi di essere su un percorso di cambiamento in positivo, delle relazioni sociali positive e l'accettazione di sé. Ora, io mi rendo conto che parlare di questi termini a persone che sono abituate a quantificare delle misure oggettive può sembrare pura speculazione da salotto. In realtà gli psicologi sono degli scienziati che si occupano di valutare le dimensioni soggettive, e noi sappiamo anche come la soggettività è importante nella vita, ovvero ci sono persone con gravi malattie che stanno psicologicamente meglio di persone che non sono per niente malate. E questo è un po' difficile da studiare, sicuramente pone tutta una serie di problemi di valutazione, di costruzione di strumenti sufficientemente adeguati per misurare questi aspetti, ma se noi decidiamo che la salute è benessere fisico, psicologico e sociale, il benessere psicologico deve essere misurato, e l'unico modo per misurarlo è chiamare in causa le persone e chiedere loro come si sentono. Non c'è altro modo. Possiamo avere degli indicatori oggettivi di benessere, ma se vogliamo sapere come si sentono le persone, non abbiamo altro strumento che chiederglielo. Questo ha tutta una serie, pone tutta una serie di problemi, ripeto, di misurazione, di raccolta di dati, ma sono possibili. L'altra dimensione ovviamente è quella sociale, perché una persona può anche sentirsi bene, avere, godere di benessere soggettivo e di benessere psicologico, ma l'interfaccia con l'ambiente è fondamentale. Quindi la percezione di un ambiente che accetta, che accoglie, in cui ci si riconosce e a cui si può contribuire è l'altra dimensione della salute di cui parlava l'OMS nel 46, ed è il cosiddetto benessere sociale. Quindi tutto l'insieme, diciamo, di queste variabili è quello che ci permette di parlare oggi di salute mentale in positivo, cioè di avere una definizione di salute mentale sulla base di indicatori soggettivi che possano ricoprire, esaurire tutto questo rosa, diciamo, di elementi che contribuiscono a che una persona possa dire mi sento bene. E questo ha permesso di costruire un modello testato soprattutto negli Stati Uniti su grossi studi longitudinali, che è il cosiddetto continuum della salute mentale, che non è l'opposto della malattia mentale. Quindi salute e malattia mentale non si collocano su due poli, quindi non è vero che la salute mentale è l'opposto della malattia mentale. Io posso, per esempio, pensiamo a persone con sindrome di Down, che sono attivi, vivono una vita gratificante, sono in grado di contribuire alla società, sono in grado di stabilire relazioni positive, di apprendere, di controllare il proprio ambiente. Potremmo dire che queste persone, se noi pensiamo alla definizione di flourishing, non godono di salute mentale? Sì, anche se hanno una diagnosi, per esempio, di ritardo mentale. Ma ci sono persone che non hanno alcuna diagnosi di patologia mentale e che invece sono languishing, sono persone poco interessate, poco attive, senza grosse iniziative, senza passioni nella vita, che non sono particolarmente coinvolte nell'ambiente sociale. Sono persone che l'opposto del flourishing non è la malattia mentale, ma è il languishing. E purtroppo noi sappiamo quanto questo problema in realtà oggi sia presente nella nostra società. Il gran numero, il crescente numero di adolescenti che abbandonano la scuola e che si chiudono in casa, sono i famosi ragazzi né lavorano né studiano, sono degli esempi non di patologia ma di languishing, quindi di assenza di salute mentale. Questa prospettiva è, diciamo, si accompagna ad altri studi che sono particolarmente interessanti per noi, che riguardano la resilienza. La resilienza è un termine mutuato dalla fisica, ma che indica dal punto di vista psicologico la capacità di vivere in modo soddisfacente nonostante delle condizioni di avversità. Quindi resiliente non è la persona che fa una vita
qualsiasi. Ma resiliente, per esempio, è una persona con una patologia cronica che, nonostante la condizione avversa, riesce ad avere una qualità di vita soddisfacente, riesce ad avere un adattamento soddisfacente alla propria, nella propria quotidianità. E quindi, anche in questo caso, la resilienza non è assenza di disagio, non è la mancanza di depressione o di stress o di ansia, è la presenza di un adattamento soddisfacente. I primi studi sulla resilienza erano stati fatti nei ragazzini che vivevano nei barrios o nelle favelas sudamericane, e in cui si vedeva che in alcune famiglie, nonostante il degrado sociale, nonostante la condizione destrutturata e l'alto rischio di criminalità giovanile, c'erano dei ragazzini che aiutavano la famiglia, aiutavano i bambini più piccoli, andavano bene a scuola, imparavano un lavoro e riuscivano anche a diventare delle risorse per la comunità. Quindi da questi esempi si è parlato di resilienza psicologica e si è poi utilizzato e verificato come questo fenomeno sia presente molto nelle persone che fronteggiano in modo soddisfacente una condizione di patologia. Le risorse sono sicuramente delle risorse personali, individuali, ad esempio la percezione di autoefficacia, un certo livello di proattività, di impegno e di impegno nell'investire delle risorse nella vita quotidiana, sono ovviamente anche delle risorse sia familiari che contestuali nella rete sociale più ristretta e anche a livello di comunità più generale. Allora, che cosa abbiamo fatto noi? Grazie alla collaborazione della dottoressa D'Angelo e alla collaborazione di alcune persone presenti in questa sala, noi abbiamo raccolto dei questionari sul benessere psicologico, sul flourishing. Per adesso abbiamo cominciato in verità in giugno, per cui stiamo andando molto a rilento. Per adesso abbiamo 20 persone che si sono prestate a compilare questi questionari. E queste 20 persone hanno diagnosi, come vedete, di diversi tipi di distrofia. Anche qui purtroppo il gruppo è eterogeneo per adesso, ma ripeto, stiamo giusto cominciando. E abbiamo appaiato le risposte di queste persone con le risposte di altre 20 persone prese da un grosso campione che noi stiamo raccogliendo negli anni, un progetto internazionale, prese dalla popolazione generale. Quindi anche loro maschi, con età esattamente appaiate a quelle delle persone che avevano compilato i nostri questionari qui, e che però fanno parte della popolazione generale, sono persone sane, sono persone, tutti lavoratori a tempo pieno, e quindi con le caratteristiche tipiche, diciamo, del cittadino urbano, anche perché sono stati tutti raccolti in ambito urbano. Quindi abbiamo potuto, per due di questi questionari, confrontare i dati che ci provenivano dalle persone con vari tipi di distrofia con persone invece della popolazione generale, con questi quattro strumenti. Uno strumento è il PANAS, che permette di misurare, sono 28 domande, 14 sono emozioni positive, 14 sono emozioni negative, e si chiede alla persona di segnare la frequenza con cui percepisce queste emozioni nella vita quotidiana. La scala della soddisfazione di vita misura, appunto, con 5 domande su scala la percezione del livello di soddisfazione di vita. Poi abbiamo una scala di resilienza che abbiamo dato da compilare soltanto alle persone con distrofia muscolare, perché appunto la resilienza è un fenomeno legato a delle condizioni avverse. E poi le scale che misurano il benessere psicologico, ovvero queste 6 dimensioni che abbiamo illustrato qui. Sono appunto degli strumenti che esistono comunque sul mercato almeno da 10 anni, alcuni da molti di più, perché per esempio il PANAS è stato sviluppato alla fine degli anni 80, e quindi hanno una validità e una solidità, diciamo, certificata. Abbiamo trovato alcune, ovviamente il campione è piccolo, per cui nessuno intende fare delle generalizzazioni, ma credo che per le persone qui questi dati siano interessanti. Allora, il gruppo dei partecipanti con distrofia muscolare è il gruppo 1, mentre la popolazione generale è il gruppo 2. Allora, io ho lasciato queste barre perché sono, dal punto di vista così intuitivo, sono più evidenti che non i numeri puri.
E abbiamo visto che, per esempio, il livello di emozioni positive nei due gruppi non si differenzia, non abbiamo trovato nessuna differenza significativa. Le emozioni negative, queste 14 emozioni negative che vengono sommate insieme, di cui si fa la media o la mediana a seconda se vogliamo fare delle analisi parametriche o non parametriche, sono il livello delle emozioni negative è più elevato, e vedete in modo molto chiaro, nelle persone che fanno parte della popolazione generale. E questa differenza è altamente significativa. Il bilancio edonico, che significa prendere il valore delle emozioni positive nel loro pacchetto e sottrarre a questo valore quello delle emozioni negative, che permette quindi di vedere quanto le une prevalgono sulle altre, ancora è fortemente significativo a favore delle persone con distrofia muscolare. La soddisfazione di vita non si differenzia tra i due gruppi. E vediamo solo per il gruppo delle persone con distrofia muscolare la resilienza e il benessere psicologico. E la cosa che noi abbiamo trovato qui, la scala della resilienza è fatta di 33 domande che vengono raggruppate in diversi fattori, come vedete, la percezione di coesione familiare, le risorse sociali, le risorse personali in termini di autoefficacia, autostima, capacità di accettarsi se stessi, la pianificazione per il futuro, le competenze sociali e la percezione di controllo e di struttura nella propria vita, percepita però come determinata dal soggetto stesso. E come vedete, mediamente i valori di resilienza sono elevati per tutte queste categorie, per tutti questi fattori, e la resilienza totale nella sua globalità è elevata. Per quanto riguarda il benessere psicologico, i dati che noi abbiamo sono del tutto sovrapponibili come valori a quelli normativi della popolazione italiana. Quindi i livelli di benessere psicologico di queste persone sono del tutto comparabili con quelli della popolazione. Quindi, abbiamo anche valutato se ci fossero delle variazioni in termini di età. Ovviamente queste sono risposte che ogni soggetto ha dato, quindi non è longitudinale, sono persone di diversa età che rispondono. E abbiamo però visto che, per esempio, andando a vedere quanto l'età influenzi, possa predire la variazione di queste diverse scale, abbiamo visto che non c'è nessuna variazione per quanto riguarda la dimensione emotiva e per quanto riguarda la soddisfazione di vita, e neanche per il benessere psicologico, mentre per quanto riguarda la resilienza c'è un incremento con l'età della percezione di coesione familiare e di competenze e risorse sociali, ma non di risorse individuali. Che cosa ci permettono di dire questi dati? Che misurare la salute è diverso che misurare la malattia, e che se noi andiamo a misurare la salute mentale anziché degli indicatori di malessere, noi potremmo pensare a degli interventi diretti a persone che fronteggiano delle situazioni complesse e avverse come una malattia cronica, attraverso degli interventi che incrementino le risorse soggettive, che potenzino la salute mentale. Quindi nel momento in cui noi non troviamo, per esempio, nessun tipo di possibilità di fare un inquadramento diagnostico di patologia, cosa che ovviamente può anche succedere, cioè dal punto di vista clinico possiamo aspettarci che ci siano delle persone che hanno dei problemi di, diciamo, disordine affettivo, ansia, depressione e altri tipi di disordine, ma se ci sono le persone che non ce li hanno, potrebbero non essere semplicemente lasciati lì e visto che non hanno nessun problema non considerati. Ci possono essere diversi livelli di salute mentale, si può essere languishing, si può essere moderatamente in salute, si può essere flourishing. Quindi una possibilità è, per esempio, pensare a degli interventi che promuovano alti livelli di salute mentale, che promuovano un incremento
di salute mentale. E questo è possibile soprattutto perché questi dati ci dicono che le persone che abbiamo intervistato, ripeto, è un campione piccolo, è un campione eterogeneo, quindi è un punto di partenza, anche se mi sento di dire, noi abbiamo fatto ricerche molto più ampie su pazienti con emofilia e su pazienti con lesioni midollari e abbiamo trovato sempre queste cose. Quindi per noi non è stata una sorpresa, ma questi studi sono ancora poco diffusi e è molto poco nota questo tipo di approccio sia tra i medici, mi permetto di dire, che in generale anche tra gli psicologi. Quindi credo che questo ci permetta di aprirci innanzitutto ad una visione della malattia in cui la resilienza diventa un elemento che magari, io credo che tra l'altro chi lavora con le persone con queste patologie lo sa benissimo, le vede tutti i giorni e vede la resilienza in atto. Il problema è che nessuno mai l'ha misurata, che nessuno mai ha tradotto queste esperienze evidenti nella pratica clinica sperimentate da tutti i medici in qualche cosa che possa essere concettualizzato e formalizzato e che possa essere anche utilizzato per aiutare chi resiliente non è a diventarlo, perché questi aspetti, queste risorse non sono legate a delle caratteristiche innate ma possono essere implementate e possono promuovere, vorrei sottolineare, benessere e salute indipendentemente dalle condizioni fisiche. Qui io chiudo con questi versi che sono stati scritti da un poeta premio Nobel per la letteratura nella prima metà del Novecento, Thomas John Eliot. E lui diceva questa interessante cosa: i poeti riescono ad essere sintetici molto meglio dei ricercatori e a volte questa sintesi dà questa visione fulminante di un intero processo. E qui Eliot mette insieme la natura inanimata, la natura animata e l'uomo e dice: il fiume scorre, le stagioni si succedono, la natura inanimata. Il passero e lo storno non hanno tempo da perdere, la natura animata che ha delle sue regole, che ha, la cui vita è diretta a determinati scopi che devono essere raggiunti e che sono anche determinati geneticamente. E conclude dicendo: se gli uomini non costruiscono, come potranno vivere? Questo concetto di costruzione, che è un costruire dal nulla, perché anche gli uccelli fanno il nido, ma gli uomini costruiscono complessità, abbiamo sentito l'ultima presentazione, dimostra quanto la costruzione sia sempre più avanzata. E però è questa costruzione che è una costruzione sia di oggetti, di artefatti, di cultura, sia di costruzione della persona, che è un percorso che accompagna la vita dell'individuo fino all'ultimo giorno. E quindi credo che proprio studiare la salute mentale voglia dire studiare questo percorso di costruzione che accompagna le persone indipendentemente dalle proprie condizioni fisiche. Grazie.